Ciao ragazze, eccomi con un video un po' particolare riguardo a un ordine che ho fatto agli inizi di marzo. Non citerò subito il nome del sito perché non l'ho messo neanche nel titolo, non mi andava proprio di screditarlo proprio ufficialmente. Vi spiego in brevi passaggi, insomma, qual è stato l'inghippo. Praticamente io da questo sito ho ordinato il 6 marzo e il 9 di marzo mi è arrivata una email in cui mi veniva scritto che il prodotto, che in questo caso è l'olio di Ribes Nero, non era disponibile. La cosa mi ha fatto un po' pensare perché sul sito risulta sempre disponibile. Cioè risultava disponibile. Non è la prima volta che mi succede una cosa di questo tipo. Anche nel secondo ordine che avevo fatto da questo sito avevo avuto problemi per quanto riguarda la Tangle Teaser. Lì avevo scelto la Tangle Teaser blu con i dentini, quelli insomma rosa. Hanno chiamato a casa, ha risposto mia mamma e appunto gli hanno detto che non era disponibile in quella colorazione, se poteva scegliere un'altra colorazione. Lei ovviamente si è trovata un po' spaesata perché non essendoci io a casa non sapeva neanche lei che colore scegliere, però c'era solo o tutta rosa o verde e rosa. Quindi ha scelto quella verde e rosa, poi che avete anche visto. E, però anche a lei questa cosa non è piaciuta per niente, perché le persone fanno un ordine, pensano di ricevere quel prodotto in quella colorazione e poi succedono queste cose. Insomma, la trovo una cosa nei confronti del cliente comunque poco piacevole. E già in quell'occasione avevo avuto questo piccolo problemino. Comunque non ci ho pensato più di tanto perché, ok, è una spazzola, insomma, importante faccia la sua funzione. In questo caso la colorazione no, non c'entrava nulla. Io quest'olio di Ribes Nero era da tantissimo che le volevo acquistare, sia perché ho i problemi appunto di rosacea, rossori, eccetera, e sembra essere proprio un prodotto molto funzionale e non ci sono tantissimi siti che lo vendono. E su questo sito le spese di spedizione per arrivare alla soglia gratuita non erano alte e quindi ho pensato di andare sul sicuro. Tornando al dunque, quindi 6 marzo ho fatto questo ordine, ho approfittato di una promozione per la festa della donna che adesso non mi ricordo. Ma sì, mi pare arrivando ai 40 euro c'era questo buono da 5 euro, le spese gratuite più un omaggio in collaborazione con Arte in Miniatura. E ho approfittato appunto di queste serie di offerte. Il 9 di marzo mi hanno detto che non era disponibile e hanno detto appunto se volevo sostituire questo prodotto con qualcos'altro. Ho risposto di no perché io avevo fatto questo ordine principalmente per avere questo olio di Ribes Nero e che quindi avrei aspettato che tornasse disponibile perché ne ho bisogno, quindi ho detto vabbè, proviamo ad aspettare. Sono passati, ho aspettato fino al 20 di marzo. Ho aspettato 15 giorni, ho mandato un'ulteriore email chiedendo spiegazioni, insomma, se era o meno disponibile, anche perché sono tornata sul sito, risultava disponibile questo prodotto, quindi ho detto se è disponibile sul sito perché non mi arriva l'ordine, non mi arriva il pacco.
E quindi il 20 marzo ho fatto questa email fino al 28 marzo, a cui non ho ricevuto alcun tipo di risposta. Allora ho preso e ho chiamato direttamente il servizio clienti, insomma, del sito, e praticamente il prodotto non è disponibile, non sapevano nemmeno loro quando e se fosse tornato mai disponibile. Ho cercato appunto di spiegare loro il fatto che non trovassi giusto nei confronti dei clienti che sul sito risultasse una cosa disponibile quando invece non lo era. Loro si sono un po' arrampicati sugli specchi dicendo che ho un sistema problema del sistema, del sito, che devono aggiornarlo. Però io allora a questo punto ci siamo messi d'accordo e mi hanno rimborsato di quei 12,90 euro che era poi il costo del prodotto dell'olio. E la storia è finita, insomma, il 28 hanno detto che il lunedì avrebbero fatto questo rimborso e spedito il pacco senza quel prodotto. Il pacco, quindi ne ho spedito il 29, mi è arrivato, cioè non il 29, il 30, che era lunedì, e mi è arrivato il 1° di aprile. E quindi finalmente vi dico di che sito si tratta, perché vabbè, sarete anche un po' curiosi. Il sito è questo, ovvero Bioalchemilla. A me dispiace molto perché trovo che sia un sito tanto fornito, ha tantissime marche, sopra i 30 euro, 29,90 più o meno, sono gratuite le spese di spedizione, quindi a malincuore, però dovevo depennare questo sito per i prossimi ordini che farò nella mia vita, perché non vorrei trovarmi in queste condizioni. Quindi a questo punto chiedo anche a voi se avete avuto esperienze analoghe, come vi siete trovate con questo sito, e giusto per capire un po' se è una cosa che è successa solo a me. Comunque, vediamo insomma cosa avevo ordinato di altro, visto che ormai sono qua. Allora, in sostanza avevo fatto, preso sei cosine e poi vi faccio vedere anche l'omaggino che c'era appunto con arte in miniatura. Allora, ho preso due creme mani, come se non bastassero quelle che avevo preso nell'ordine con Ecco Verde, della Bio Bio Baby, che è una linea, che a me piace tantissimo perché trovo che le creme mani di questa marca siano ottime, perché sì, sono forse un po' leggere per la stagione invernale, ma insomma stiamo andando incontro alla primavera e estate, quindi mi andranno più che bene. E ho preso questa alla lavanda e questa invece alla vaniglia, due comunque profumazioni che non avevo mai provato, e queste qui le ho pagate 2,30 euro, sì, e sono entrambe da 40 ml. Altra cosina che ho preso nuova è il detergente intimo della Thea Natura, di cui ho sentito parlare tantissimo. Questo qui è il Malva Lichene e Tea Tree Oil ed è da 250 ml. Non ho sentito parlare bene, io cerco un detergente intimo che non mi bruci e non mi crei pruriti, cosa che bene o male mi hanno provocato un po' tutti quelli che ho provato fino ad ora, e questo l'ho pagato 6 euro. E infine ho preso due ombrettini di Nabla, di cui sì. I due ombrettini di Nabla, gli altri li avevi visti nell'altro ordine. Allora, sono caramel, che vabbè è dentro, ma vabbè, fidatevi, e Zoe, che è questo sorta di azzurro acquamarina, insomma,
insomma, non lo so perché li devo ancora provare. Comunque di caramel ne ho sentito parlare benissimo, è un bel color caramello caldo, quindi adatto per la primavera estate. E passiamo all'omaggino, era contenuto quello qua in questa bustina. E questo è il bigliettino da visita di questa ragazza, appunto, che crea questi gioielli, queste creazioni, insomma, di collane, bracciali, un po' di tutto. Io ovviamente ho già visto cos'è. Allora, e qua dentro qua c'era anche una stellina. Anzi, sono due le stelline, scusate. Ed eccolo qui. È un braccialetto di questo bel color verde Tiffany. Eccolo qua, che ha tutti questi strass molto primaverile, mi piace molto. E poi c'è, se non erro, questo pendente che ha forma di macchina da cucire. Io sono negata, quindi non so, e credo che lo leverò perché non mi piace, però per il resto questo lo trovo molto molto carino, discreto e anche da tutti i giorni. E poi infine abbiamo dei campioncini. Allora, faccio vedere subito. La crema termoattiva dell'Alchemilla è la 90-60-90. Il balsamo cedro finocchio di Alchemilla, che sto quasi per finire, quello nel flacone grande. La crema corpo ipnosi, sempre di Alchemilla. La crema corpo aloe e calendula, Alchemilla. La crema corpo sensual di Alchemilla. Il dolce bagnetto, sempre Alchemilla. Sono molto contenta perché comunque i prodotti Alchemilla a me piacciono molto e anche le creme corpo, insomma, sono molto buone. Niente, appunto, questo era il mio ordine, poco entusiasmante perché molto deludente. Comunque, spero che questo video, non so, vi sia stato utile, vi abbia tenuto compagnia. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo perché ho un altro video haul invece molto, molto bello, insomma, che spero piaccia anche a voi. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!